World Individual Online Championship, undicesimo turno, gioco con Farouf Kokaer. Ok, si inizia. Allora, doppio 3, colpiamo. Posso fare casa 5 o casa 3. Preferisco casa 3. È presto per cubare. Potrei scendere dal mid e colpire. No, non mi piace. Veniamo avanti. Sto pensando troppo. Si ancora. Potrebbe anche colpire sul 10. Uno e sei, doppio 5, accidenti, colpisco, mi ricolpisce, doppio 4, direi che è molto buono. Qui potrei mettere in salvo o fare casa 4. Io gioco questa, siamo vicini al double. No, mi colpisce. 3. No, 3-6, non rientro. Doppio 4. Continua a danzare. Questo potrebbe essere un double. Cinque e due. Due lo dobbiamo giocare così. Corsa all'incirca pari, lui ha la casa più forte, però ha tre pedine indietro contro una mia. Devo, non posso venire avanti, devo giocare questa. Sono parecchio indietro in corsa. 4-1, potrei fare la casa oppure giocare questa. Preferisco. Questa è molto rischiosa. È avanti in corsa di 6 e 8, 14 dopo il tiro, se colpisci di 19.
Devo sperare di tirare un 7. Arriva il 7. Adesso sono indietro di 15, però lui deve portare avanti l'ancora. 5 e 4, rinforziamo casa. Questa è molto rischiosa. Deve scendere dal mid. 2-1. Non è un gran tiro. Doppio 6. Questo è un double pass. Il 26 pip di vantaggio, drop evidente, 1-0 per lui, ho pensato un minuto. No, doveva venire avanti, 6-3, colpisco, si ancora. 6-4, vengo avanti. Sono avanti di 20, di 10 dopo il tiro. Però lui ha una bella ancora. Questo non è un bel tiro. Posso. Diciamo che mi conviene giocare questa. Mi colpisce solo con l'uno. Colpisce. Quattro e sei. Vengo avanti. Sì, devo venire avanti. Cinque quattro non mi colpisce, per fortuna. Quattro due, casa in testa. No, doppio 3. Uno e 3. Posso colpire. Venire avanti è troppo rischioso, devo colpire. Quattro uno, faccio casa. Quattro sei. Tre due. Questo è un double e secondo me è anche un pass. Ha troppi tiri che colpiscono.
2-0 per lui. Pensato più di un minuto e mezzo. Colpisce. Tre, due, ci ancoriamo. Casa 5. Sono molto in ritardo in corsa, però la struttura è buona. Colpisco, mi ricolpisce, doppio 2, vabbè, devo resistere, non può continuare a tirare così. Allora, 2-1, posso colpire. Sì, diciamo che devo colpire. Non mi ricolpisce, per fortuna. Allora, 4-3, devo colpire, mi ricolpisce, accidenti, 2, direi 1, 6-5 va sull'11. Se il 5 ho la scelta tra scappare sul 13 e fare casa 18, fare il suo bar point. Sono molto indietro in corsa. Sono indietro di 66. Però sì, direi che non mi dispiace il bar point. Sì, qualcosa dovrà scoprire prima o poi. Allora, io vengo ancora avanti. Aia, questo è un tiro fortunato per lui. Questo direi che potrebbe essere un double, ma secondo me no, doppio 1. Però se fa casa 5 deve lasciare un lot. Devo tirare un 4. Eh sì, praticamente il blot è forzato. Se non tiro il 4 è un double pass. Tiro il 4. Il 6 deve scappare. 3-2, colpisco.
5-3 potrei fare casa 4. Allora, io preferisco giocare questa, questa. Esce solo col 5. Doppio 2. Direi che facciamo casa. Giochiamo questa. No, mi colpisce. Però ricolpisco. Devo andare sul 7. Secondo me sì. Ok, doppio 5, non è male. Rientra. Questo potrebbe essere un double. Ho il 3 e il 4 che sono molto forti, però devo portare ancora avanti 4-3. Tiro eccezionale, perdo il mercato. Doppio 4. Ovviamente qui è too good. Due uno. Doppio 3, chiudiamo casa. Possibilità di gammon sono molto elevate. Sei e tre. Quattro e uno. Dobbiamo massimizzare le possibilità di gammon. Devo sperare di non tirare un 1. Uno, due.
direi 3 e 4. Pensato 3 minuti e mezzo, sono parecchio in ritardo. Andiamo sul 2-2. Sperando che non tiri un doppio alto. Ok, gammon. Doppio 3, maledizione. È in netto vantaggio sia di corsa sia di posizione. 17 pip di vantaggio. Qui è sempre il dubbio se splittare oppure no. Sei uno, qui devo venire avanti, altrimenti sto lasciando un blotto senza alcun vantaggio. 6-3 fa il bar point e qui ha un double molto netto. Però direi che è ancora un take. Ventitré pip di vantaggio. Fa casa 5, maledizione. Ventiquattro pip di vantaggio. Questo è un double chiarissimo, però ho ancora possibilità perché deve liberare il bar point. Questa mi sembra un po' rischiosa. Giocherei dieci, cinque. Cinque, due, questa. Sto rinforzando casa. Questa è rischiosa molto. Sei, due, colpisco e copro. Questo potrebbe essere un double.
No, perché devo ancora tirare il 6 per uscire, che oltretutto è duplicato. Direi che devo colpire. Questa non è facile. Sì, secondo me devo colpire. Danza. Questo direi che è un cubo molto forte, o potrebbe essere too good. Secondo me qui è too good. 1, 2, 3, 4. O devo switchare. Secondo me sì, devo switchare. Tre, due. Uno, accidenti. Cinque, quattro. Casa in testa, devo sperare di tirare un 6, niente, doppio 4, pessimo. Tira un 3, a questo punto è un double, probabilmente no. Adesso ancora di meno, però esce il 6. Devo sperare che non rientri, rientra invece. Qui direi che devo cubare. Perché con gli 8 e i 9 mi metto in salvo. Ok, 3-2 per me. Ho pensato tantissimo. Doppio 2. Cinque e due. Pensato 5 minuti e mezzo, che è tanto doppio 5. Qui devo ancorarmi o colpire. Ventisei pip di vantaggio. Se non mi ancoro, devo passare il suo cubo. Mi ancoro.
No, il 6 dovevo giocarlo sul casa 5. Vabbè. Ha un enorme vantaggio di tempo, di corsa, però. Allora, devo fare casa 5. Sì, facciamo casa 5. Altro doppio 5. Qui devo chiudere assolutamente casa 6. Doppio 6. Ottimo. E qui direi che vengo avanti. Altro doppio 5. Questo potrebbe essere un double. Però può scappare abbastanza facilmente. 4 e 1, direi. Beh, a questo punto però è un double. Ho molte possibilità di fare il prime da 5. Pensato quasi 6 minuti, devo giocare più veloce. Ok, 4-2 per me. Doppio 4. Fa casa 5, doppio 3, non è male. Veniamo avanti. Qui siamo al limite del double. Altro doppio 3. Questo è un double molto netto, potrebbe essere too good. Direi che è too good. 5-4, dobbiamo fare casa in testa, sperando che non tiri un 5. 6-2, devo colpire. Aia, tira il 5. Questo è un double. No, secondo me adesso non è più neanche double. Tira ancora il 5, 2 e 5, devo venire avanti.
6-2, devo colpire. Tira ancora il 5 con l'1. Danzo. Sono parecchio indietro in corsa. Doppio 3. Potrei fare casa 5, no, devo colpire. Ok. 5-2. Rientro eccezionale. Qui posizione non posso assolutamente cubare. Tre due non è un bel tiro. Tocchiamo questa. Mi colpisce, accidenti. Altro doppio 3. 2, 3, 4. Situazione abbastanza equilibrata, complicata sicuramente. Tre due. Tre due non è un bel tiro, ma devo giocare questa. Ho ancora il contatto. Servirebbe un 6. Cinque tre. Tira l'uno, maledizione, copre la pedina sul 2. 4 e 3. Uno. Può colpire, ma mi lascia parecchi tiri di ritorno. Doppio 3, che è il tiro più comune. Non è bello. Devo giocare 1, 2, 3, 4. Doppio 6. Diciamo che va sull'1. Questa è un po' rischiosa. Devo tirare un 3, che però ho esaurito ai tiri precedenti. 24 pip di ritardo. Questo direi che è un drop. 4-3, mancano meno di 7 minuti. Devo venire avanti o mettere in salvo. Veniamo avanti. Mi colpisce. 2 e 5. Qui siamo al limite del double. Anzi, direi che è un double. Devo pensare se è un take.
Direi che è ancora un take. 5-2 mi colpisce. Mi ancoro.26 pip di ritardo. Sei due, devo colpire. Doppio 2, direi che colpiamo e copriamo casa 5. Devo colpire. Sì, colpiamo. Doppio 4. Pip di vantaggio. 4-2, casa in testa. Tira il 3 con anche il 4. Esce subito. Però colpisco. Colpisce sulla casa 1. No, danzo, maledizione. Qui avrei cubato al suo posto, probabilmente. Danzo ancora, adesso è diventato too good. Ma se colpisco sull'1 posso giocare. Ah, aveva già cubato. Disastro qui. Il gammon è probabile. Deve fare casa 4. Devo tirare un 3. 5 devo colpire assolutamente. Beh, fare casa 4 secondo me è d'obbligo. Però ben 6 tiri che colpiscono. Ma avrei fatto casa 9. Aia. Quattro e cinque. Come devo uscire? Doppio 6. Sei, cinque, anzi il 5 lo giochiamo così. Doppio 4, maledizione. Due e uno. Devo sperare che si scopra. Si scopre. Se colpisco è tutta da giocare la partita. Non colpisco. Devo sperare di evitare il gammon, non è facile. Doppio 2.
doppio 4, 1, 2, 3, 4. Sei e uno, doppio 6, andiamo 7-4 per lui, mi rimangono 6 minuti e mezzo. Doppio 4. Grande vantaggio per lui, doppio 5. Devo tirare un 4, assolutamente. No, doppio 3. Questo direi che è un drop. Otto 4 per lui. Doppio 1, forza, mi sto facendo prendere un po' dallo sconforto, invece devo giocare tranquillo. Devo pensare a giocare bene e non ai tiri buoni che sta facendo. E 2 direi. Ovviamente mi colpisce, ma sarebbe molto buono anche fare il bar point. 3 e 5 devo colpire. Andrei su 9 al suo posto. Qui ho i 2 e i 3 che colpiscono. 5 e 2. Corsa è all'incirca pari. 6-5. Devo abbandonare, secondo me sì. Devo sì, giochiamo questa. Colpisce, ricolpisco, colpisce ancora, questo potrebbe essere un double, ma no, 4 e 6, scappo. Questo mi sembra proprio un double, invece. Sono nettamente in vantaggio in corsa. Minaccio di fare casa in testa. Mi rimangono 6 minuti. Lui ha meno tempo di me, ma non devo pensare al suo tempo, devo pensare al mio, che ho sempre difficoltà serie.
Allora, qui 4 e 1, io farei un double hit. Mi ricolpisce, accidenti. 3 e 2, posso portare in salvo la pedina o colpire ancora? Secondo me devo portare in salvo perché rischio troppo che mi ricolpisca. Fa un'ancora avanzata, però riesco a colpire, per fortuna. 5-4. Fa la seconda ancora o colpisce sulla casa 4. Io colpirei sulla casa 4. Sei due, ottimo. Doppio 5, maledizione. 28 pip di vantaggio. Non sono pochi. Ok, forza, se vinco questo, riapro il match. Sei due. Devo giocare questa. Ventun pip di vantaggio, doppio 1. Secondo me mi servono dei punti di appoggio per scendere dal mid. Slotta a casa 4, 8-4, 8-6. Doppio 3, ho 20 pip di vantaggio, per cui 4 pedine qui. Quattro uno, direi 4-1. Cinque e quattro. Re 1 non posso colpire, troppo rischioso. Ho 24 pip di vantaggio. Doppio 3. 1, 2, 3, 4. Altro 5-3, maledizione. Giocare questa e questa. 4-2, riesce ancora a giocarlo in casa. Cinque
5-2 è ottimo. Sei quattro, mi scopro e mi colpisce. Vabbè, il game è andato. Andiamo sul 10-4 per lui. Questo è ovviamente un drop. Qui devo cubare aggressivamente. Mancano meno di 6 minuti. Ok, vabbè, qui devo colpire 2, doppio 4. Copre casa 5. Adesso è nettamente in vantaggio, deve giocare 13-9. Va sul 13. Doppio 3. Mi serve un 5-2. Sei quattro. Ma dobbiamo giocare questa, sperando che non tiri un 4. Allora, Cuba, devo accettare qui. Secondo me sì. Tira il 4. Uno e sei. Qui devo uscire, poche storie. Sei uno. Però mi lascia comunque dei tiri di ritorno. Forse al suo posto potrebbe anche non colpire. Niente, danzo.
Continua a danzare. 4-2, viene avanti. 1-3-2-3. Niente, doppio 5. Continua ancora a danzare. Adesso va sul 9. Io non rientro. Devo rientrare subito. Qui ho il 2-1, 2-6, 1-6, 1-1, 2-6. Colpisco. Danza. Devo ricubare. Secondo me su questo punteggio sì. Sei tre, allocare 6 e 3, sperando di essere fortunato. 5-1 mi colpisce, maledizione. Danzo. Devo assolutamente tirare un 2. Tiro il 2. Lui rientra e colpisce. Mi serve un altro 2. Fa casa 2. Maledizione. Colpisce ancora. Servirebbe un doppio 1. Niente, doppio 6. Serve assolutamente un 1. L'1 riaprirebbe il game. Arriva l'uno. Uno e sei. Il 6, vado sull'1. Giochiamo questa. Ok, minuti e 29. Ma lo chiamo 4-1.
Devo sperare in un doppio 3. Allora, qui colpiamo. 5-6, allegria. Qui le possibilità sono molto remote, però ovviamente se si dovesse scoprire, la mia casa non è ancora distrutta, anche se è abbastanza debole. Continua a non rientrare. Cinque quattro si scopre. Scopre due pedine. Maledizione. E vabbè, diciamo che è un match segnato, probabilmente ho giocato anche molto male. No, dobbiamo giocare questa. Ovviamente, se perdo, perdo Gammon. Ottimo, si scopre. Non. Allora, adesso devo lasciare la pedina lì. Direi di sì. Quattro uno, tiro fortunatissimo. Ok, ho perso, ho giocato anche molto male.